Marinaresco significa appartenenza, segna un'appartenenza. In questo caso questo filo rosso si dipana dalle antiche fornaci di Albisola, in questa specifica circostanza dalla fornace Alba Docilia di Albisola Marina, già fornace Rossello, e attraverso la mediazione consapevole della terra lavorata da altri uomini, gli uomini di Burà, delta interno del Niger, VIII-XI secolo, o di Digenè del XVI secolo, siamo sempre in Mali, e attraverso la mediazione consapevole e importante dei linguaggi dell'arte moderna, propone un punto di vista sull'appartenenza agli uomini del nuovo millennio. Sono Lucio Fontana, sono Wilfredo Lam, sono Hans Gerjorn, i protagonisti dell'avventura di Albisola, così straordinariamente vicini all'avventura di Alessandro Passarè, le cui opere sono radunate in questa fornace, a essere testimoni di questo riappropriarsi di un linguaggio antico. Particolarmente Wilfredo Lam comprese, in modo più consapevole forse di altri, la forza tellurica dei linguaggi delle arti primarie prevalentemente africane. Picasso diceva: Lam è quello che io so. Tutte queste persone in comune hanno appunto un filo rosso, che è essersi rimessi in sintonia con quello che fino al 1500, fino al Savonese Giuliano della Rovere, che coinvolge Michelangelo e Bernini nella grande avventura che si chiamerà poi Rinascimento, fino a quella data, dicevo, propone un punto di vista dell'arte come finestra sull'assoluto, come espressione del bisogno dell'assoluto. Lam, Jorn, Fontana, i protagonisti dell'avventura di Albisola, di questo bisogno di assoluto sono stati testimoni straordinari, così come lo è stato Alessandro Passarè, che li ha compresi, che li ha aiutati, li ha sostenuti e li ha messi nel suo mondo, si è circondato di queste espressioni di bisogno di assoluto, mettendole vicino alla sua straordinaria collezione di opere d'arte africana. In comune c'è questo grande bisogno, c'è questa grande evidenza dei linguaggi archetipici, che sono tipici appunto dell'arte quando si misura col mistero, si misura con le grandi domande, quando smette di essere solo la rappresentazione di un involucro. In questo senso, la sorprendente unità di questa esposizione, che vede una grande testimonianza dell'opera di Lucio Fontana, che col suo bisogno di andare oltre è stato forse il più vicino ai linguaggi dell'arte di popoli lontani, a cui peraltro lui non riconosceva in modo consapevole nemmeno la dignità di lavoro dell'arte, però in questa ottica tutto va in qualche modo a posto. Il filo rosso dell'appartenenza ci svela una verità: il fatto che la vera arte è meno difficile da riconoscere di quanto non si creda, come diceva Gido Dolfres nel 1958, e di come l'avventura di Albisola, nella realtà, così testimoniata anche in modo sempre stupefacente, sempre sconvolgente dalla bellezza della Dama Bianca del comune di Albisola Marina, ci dimostra, dicevo, come questa avventura sia tutt'altro che finita. Thank you.
Thank you.